buttato. Con il presidente Domenico Quadraroli è arrivata la partita importante, il derby Camerino-Calderola. Camerino-Calderola è un derby di categorie più alte. Quest'anno purtroppo dobbiamo fare in seconda categoria, però è un incontro sempre importante per l'Alto Maggioretese. Se giocheremo con Calderola, che è un rivale negli anni passati, anche se era in eccellenza in promozione, però sarà sempre una bellissima partita. Durante l'estate gli addetti ai lavori parlavano di due squadre competitive, Calderola e il Camerino, che è partito un po' a rilento, però l'ultima partita ha dimostrato che con la rossa al completo il Camerino può competere in alto. Sì, sono secondo me le due squadre più forti del campionato. Calderola l'ha già dimostrato perché ha fatto solo un pareggio con tutte le vittorie. Camerino, l'ultima partita abbiamo fatto, la prima volta che giochiamo con la squadra al completo e abbiamo vinto, però siamo partiti un po' male con degli errori, abbiamo sbagliato tre rigori decisivi. E poi secondo me bisognava adattarsi alla seconda categoria perché è un campionato particolare, però penso che il Camerino verrà fuori anche il Camerino. Ecco, lei ha citato la sindrome dagli 11 metri, tre sbagliati quest'anno, i sette dello scorso anno che probabilmente hanno detto seconda categoria. Sì, l'anno passato abbiamo sbagliato 6 rigori su 7, tutti decisivi. Probabilmente non ci sono parecchi anche sul morale dei giocatori e sui risultati, perché partendo meglio forse qualche risultato sarebbe venuto.